Hola, no, ragazzi. Aspetta, devo andarmene. Oh, santo cielo. Hola ragazzi, siamo nel video di Natale. Tanti auguri a tutti. Io stesso qua pasticcerò qualcosa, non so cosa. Buona, raga, fa l'intro meglio di me. Allora, che cosa andiamo a fare oggi? In poche parole tenteremo la Pancake Art Challenge. Ora andiamo a fare l'impasto, la pastella per i pancake. Abbiamo tutti gli ingredienti: farina, un litro di latte, zucchero veramente trasgre. Poi abbiamo burro, uova, lievito e questo food coloring. Food coloring, ovvero coloranti. Ovvero l'inglese. Food coloring ci servirà per andare a effettuare la colorazione della pastella e quindi poi a fare il disegno che vorremmo fare. Dopo vi faccio vedere anche i disegni che si fanno. Ok. Mai fatto, proverò. Raga, neanche io non l'ho mai fatto, quindi è tutto un test. Quindi anche da parte mia, tanti auguri di Natale, buon Natale. Sì. Oggi siamo il 25 dicembre, incredibile. Però è proprio incredibile. Stiamo mentendo, in realtà è solo il 28 novembre. Pronti? Pronti, via, dai. Andiamo. Merry Christmas and happy new year. Raga, perché ho fatto questo video con la nonna? Molto semplicemente perché le nonne solitamente amano cucinare, ci fanno tanto cibo, giusto? Proprio la nostra nonna, solitamente a Natale faceva tanto da mangiare, quest'anno vedremo. Fatto sta che appunto facciamo questo video perché con la nonna, perché lei cucina e sa cucinare meglio di noi, quindi vedremo. Poi noi insegneremo un po' d'arte con la Pancake Art Challenge. In poche parole, alla fine tenteremo una sfida tra me e la nonna. In base ai mi piace, in base a quanti mi piace mettete, ci sarà il vincitore. Però nel dubbio noi ci proviamo. Io penso che il vincitore è già scontato. Nonno. Un saluto a nonno che in questo momento non è presente, ma comparirà in un prossimo video. Procedimento: in una teiera inserire le uova intere e lo zucchero. Due uova grandi. Vai, così, buono. È una cosa già fatta, raga. Andiamo tra poi a aspettare 30 minuti. In quei 30 minuti di attesa faremo disegnare la nonna. In poche parole, gli insegneremo a fare un volto, gli insegneremo a fare qualcosa. Poi, ci proviamo. Poi, in una teiera inserire le uova intere e lo zucchero. 125 grammi, no, 15, no, 15 grammi di zucchero. 10 grammi al cucchiaio. Guarda lì, esperienza, è quello che noi volevamo noi. Ok, io faccio tutto lì. Aggiungere la farina poco alla volta e continuare a sbattere gli ingredienti con la frusta. Abbiamo la frusta? Abbiamo la frusta. Cioè, si arma della frusta? Si arma della frusta appena la trovo. Allora, vedete, non voi non capite la situazione. Ma in questo momento il cavalletto è soprattutto. E tipo, se fosse un movimento sgarbato o azzardato, si rischia la morte. Ma questo qua è come in ogni video, raga. Non la trovo la frusta, poi mi prendo. Attenzione, un cucchiaio. È un po' marcio, Sì. Un po' marcio, Non va bene questo qua, comunque. Va bene. Oh, deve venire bene la pastella, perché questa qua è la parte che non serve nel video, la parte che servirebbe è quella successiva. Mi raccomando, Bel lavoro, È bel lavoro che non trovo la frusta, come dicevi prima. Abbiamo capito da chi abbiamo preso il disordine, signori e signori. La stanza è sempre disordinata e questo è normale, ma abbiamo capito finalmente da chi abbiamo preso il disordine. Ci sta, raga, ci sta. Incorporare il miele non era negli ingredienti, non l'abbiamo preso, quindi io il miele ce l'ho. Ce l'abbiamo, però non lo mettiamo perché sennò diventa troppo dolce. Ok. E il lievito sciolto nei 50 ml d'acqua. Perché il lievito sciolto? Questo qua non è da sciogliere. Lievitazione istantanea. Forse ho sbagliato lievito, questo è possibile, non so perché lievito prendere. Fa niente, pure in polvere. Aggiungere la farina poco alla volta. 125 grammi. Raga, dovremmo farlo anche noi, ne faremo la parte successiva nella quale gli insegneremo a fare un po' d'arte sui pancake. Sarà una cosa difficile alquanto, però ci proveremo. Dovremmo pesare la farina? A steam più o meno. Esperienza. Qua, in poche parole, perché, ragazzi, signori e signori, se volete fare anche questa sfida, io vi auguro di farlo con un nonno o una nonna che conoscono un po' le dosi, mentre noi, ovviamente, siamo dei neofiti in questo settore. Taglia tutta la parte prima. Raga, dopo aver fatto la pastella, effettivamente fatta io, molto molto difficile farla. Ma mettiamo un po' di roba allora, a questo punto. Allora, pastella. Guarda che qua dobbiamo riempire poi tanti botticini. Allora dovevi fare il doppio. No. Allora mettiamone ancora. Funziona o no? Ma non lo so se funziona. Allora facciamo una butta solo lì. Poi al massimo facciamo una seconda chance. Allora Gabriele, io non lo so, non ci capisco niente. Comunque va bene, mi metto in confusione. Allora se devi riempire tutti questi sei obbligato a farlo doppio. Facciamo veramente. Se la pastella non viene, i video saranno uno schifo. Allora, io adesso devo ritornare, aggiungere. Vai, così.
Perché il disegno? Perché il disegno è importante? Chiediamoglielo. Perché è importante disegnare? A me piace disegnare. Attenzione! Perché non sono capace di disegnare più di tanto. I nonni ritornano bambini. Esatto, perché in fondo disegnare porta sempre quella piccola parte di bambini. Secondo me può andare bene. Pazzesco! Fine prima parte, poi procederemo fra mezz'ora, nella seconda vedremo cosa succede. Meglio di me, io non posso dire niente, effettivamente, da qualcuno devo pure aver preso per fare video. Prego, allora adesso. Dato che noi facciamo arte, in qualche modo ci proviamo. Allora, bisogna sedersi. O al massimo ci proviamo, prego. Io metterò gli occhiali perché sennò sono accecata. Quello cos'è? Questo è un foglio da disegno. Perfetto. E farò un disegno, non lo so che disegno farò, ma... Perché cosa vuoi disegnare? No, qualcosa di semplice perché mi so... Fammi quello lì. Natale, questo. Allora, io me lo metto qua. Allora, ti insegno a fare un volto. In realtà, raga, io l'ho già detto. Io ho 50 anni che non ho più scuola. Pazzesco! In realtà, raga, come già detto, io non è che sono così bravo a disegnare da insegnare alle altre persone a disegnare. Quindi noi tenteremo nel nostro modo di fare un miracolo. Prima cosa, bozzettino. Bozzettino vuol dire che ci facciamo un disegno più piccolo. Prendi la matita, tu userai questa. Bozzettino, bravo. Come si fa un volto? Da dove partiresti? Da dove partiresti? Dal naso. Dal naso? Ok, allora, giustamente, per chi non disegna... Naso e bocca, non lo so. Per chi non disegna, la cosa principale che fai è andare a cercare di copiare il disegno. Che però abbiamo visto che è una cosa che non è così giusta da fare, perché se no sbagli le proporzioni. Se tu parti dal naso, poi l'occhio lo fai, uno lo fai qua e l'altro ovviamente lo farai qua. Quindi noi cosa ti facciamo fare? Semplice. Allora, per fare un volto, bisogna fare prima che faccio un cerchio. Allora guardiamo i risultati. Il disegno era questo qua. Ovviamente anch'io ammetto che non ho fatto tutto sto che, tanto che ho provato a cambiargli gli occhi perché non mi piacevano. E il mio risultato è questo qua. Nulla di che. Quello della nonna, attenzione. Eccolo qua. Allora raga, il disegno della nonna è questo qua. Diciamo che ci sta. Ovviamente abbiamo fatto gli occhietti, la faccia, il cappello. Raga, il suo pompone è meglio del mio, quindi ci sta. Di Natale ci sta, raga, dopo 50 anni. Giustamente, bisogna calibrare un po'. Dato che abbiamo fatto il nostro bozzetto, adesso direttamente facciamo i pancake. In che modo? Beh, questo qua è la parte forse un po' più complicata, anche perché non so bene quanto colorante devo mettere. Cioè, al momento stiamo andando molto bene. Anche per me, non ho mai fatto disegni con i pancake, quindi facciamo prima delle prove e successivamente proviamo a fare qualcosa di più difficile. Quindi passiamo direttamente ai pancake. Adesso quindi cosa facciamo? Facciamo dei disegni con i pancake. Ammetto che è difficile, c'è una bella sfidona questa. Infatti non so bene se ci riusciremo, però proviamo. Allora, la nostra prima immagine sarà questa. Il burro! Ci siamo, finalmente. Il burro. Burro, raga, molto semplicemente cosa usiamo per non far attaccare i pancake. Insomma, vedi che friggiola. Guardate lì. Passi. Siamo pronti? Mettili in un angolino piccolo per vedere cosa succede. Perché dovevo mettere le lacrime che escono fuori dal cerchio. Vabbè, piccolo errore, ma raga, questa è la prima prova. Facciamo anche gli occhi, veramente gli occhi sono più scuri, giusto? Vedo un po' d'ansia negli occhi della nonna, giustamente. Vedi che dovevamo farlo, dovevamo prima fare l'azzurro e poi... Ma quello è più verde che azzurro a casa mia. Effettivamente. È più verde che azzurro, ma cosa hai messo? È verde. Raga, è un po' verde, però vabbè. Ok, raga, mi sono un botto di colore. Il giallo e il blu ti esce il verde. Ok, vediamo un po' di bruciature, ma è normale, deve essere un po' più bruciacchiato. Profumo è buono. C'è il profumo, sì, sa di commestibile. Poi... Sì, no. È un po' storta la faccina. Vabbè. Però a me... Nera? Bellissima, raga, no, è venuta bene. Piano, fai con calma. Ce l'abbiamo, pauraissimo. Bella, bellina. Allora, raga, ci sta, nel senso, è la prima prova. È bruciata, ma... No, beh, però vedi che gli occhi si vedono? Sì. Dobbiamo mettere come meno pastella e ovviamente ci manca il bianco. Raga, partiamo. Seconda immagine è un po' più tosta. Partiamo dal cuore.
vedi che il cuore, le mani poi sono... No, le mani sono sotto, quindi bisogna fare prima le mani. Buono raga, sta andando bene, sta andando bene. È troppo alto il fuoco. Quanta concentrazione, molto silenzio in questa fase qua. Sì, perché ci vuole, se sbaglio guai. Poi... Non sembra? 2 hours later. Non è il massimo. Ah, è proprio... Perché no, perché sennò bisogna colorare più velocemente, perché si vedono alcune parti più scure. Vabbè. Ma secondo me non è male. Ma secondo te? Ora per me sarà girarla, non si deve rompere. Signore e signori! Piano, che facciamo? Pluff. Attenzione, dai. Come la pizza. Paurissimo, non guardare. Effetto sorpresa, non guardare. Allora, qua abbiamo qualche problema, secondo me, con il rosso, che non si vede che è rosso. No, non si vede proprio niente. Però sì, beh, le immagini, la faccina si vede, le sopracciglia anche. Adesso. Allora, raga, adesso cosa succede? In poche parole ci sarà parte della sfida ufficiale di Natale, dato che questo video qua esce a Natale, ci sarà la sfida. A sinistra ci sarà il video del disegno di nonna. A destra il mio disegno. In poche parole, come avete visto, prima abbiamo fatto il disegno del Babbo Natale, però in carta. Adesso proveremo a fare con il pancake. Ci riusciremo? Dai che ci riusciamo. Ci proviamo. Nel dubbio andate a vedere l'opzione. Poi fate voi. Mettete like, ovviamente, a quello che vi piace di più. Allora, abbiamo fatto quindi due forme. Due faccine, molto molto easy. Questo qua possiamo anche spegnere momentaneamente. Poi prima di mettere il muro, pulisci. Allora, la prima faccina la prendiamo con le mani. Così? Beh, non è male. La prima, ora la seconda. C'è la faccina sorridente che ride. Che si vede che è un po' verde comunque. Però ci sta. Questa doveva essere rossa. E poi le mangiamo? Ma signori e signori, quindi, siete pronti? Dai. Andiamo a fare la sfida. Alla mia destra, alza la mano, così. Così. Ok, stai ferma lì. Questo qua verrà tagliato, questa parte qua. Sì, per me poi guarda. No, però da questa parte qua. Fai così. No, dall'altra. No, però guarda. Ah, no. Qua ci sarà un'immagine con il tuo video, qua ci sarà il mio. Signori e signori, alza un po' perché c'è la scudella. Signori e signori, allora, io vi aspetto nel sequel. Il mio video, qua, in alto. Il video della nonna, qua, in alto. Chi vincerà? Andremo a vedere. Poi c'è poi il premio finale tra noi due. Premio finale? Qual è il premio finale? Non lo so, vediamo in base. Qual è il premio finale? Raga, cosa facciamo come premio? Facciamo un altro, ci devo pensare. Sì, ci pensiamo poi qualcosa. Regalo, il premio, vedremo tutto. Devo pensare effettivamente, è una cosa interessante. Alla fine della sfida.